tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking in. When she passes, each one she passes goes. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono Anna. Sono qui in spiaggia in Croazia. Infatti, come avrete letto dal titolo, questo vlog sarà incentrato su questa mini vacanza che farò per un 3 giorni qua in Croazia. Sono qua a casa di una nostra amica e insieme ad amici staremo qua appunto per un 3 giorni. Sono qua al mare a Laurana, che è appunto questo paese dove staremo per questa vacanza, anche se ogni giorno penso che ci sposteremo come spiaggia, e quindi vi porterò con me in queste giornate di relax totale. Oggi il mare è veramente mosso, ma la spiaggia è bellissima. Siamo scappati dal mare per venire a fare un giretto nella zona principale e prendere il gelato. Ma è questo l'amore per il gelato? Beh, l'amore per il gelato sembra cute. E che bello qua. Allora, ho preso gelato con mascarpone, fichi e pistacchio. E poi quest'altro pistacchio classico. Approved. Comunque la faccia che la Croazia doveva essere più economica, costa 6 euro per un gelato. Paese, Laurana mi ricorda molto Como come vibe, anche con questi parchi, questi scorci. Pronti per cena. Let's go, sto crepando di fame. Stasera dovrebbe esserci, cioè il menù dovrebbe essere menù griglia, cebacci, plezkavica, cose così. Super gasata. Tra l'altro stasera è la notte di San Lorenzo, quindi speriamo di vedere un po' di stelle. Allora, vediamo il biglietto che l'ho lasciato a Betta. Egoista. Io. Ti prendo un pezzo di... No, prendi. Che non voglio... Male, tipo? Dea. Non riesco a prendere niente, però... Pronto soccorso? Com'è? L'occhio, è l'occhio. Pensa che tu abbia cibo, Kai. Stiamo arrivando? Cioè siamo vicini? 10 minuti. 10 minuti? Sì. Top. Ah sì, è vero. Al ponte. Prima al ponte? Sì. Day 2, siamo arrivati in una nuova spiaggia. Tra il tempo è difficile da raggiungere, ma ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro stamattina avventura, Betta ha bucato la gomma, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso siamo qua in spiaggia e il posto sembra veramente bellissimo.
Allora, oggi le due dee della casa hanno preparato a mangiare per tutti. Totale. Che bello. Allora, pasta con pepe aromatizzata, tonno, una scatoletta di tonno per tutti. Così? No, così? Sì, l'ho diviso tutti. L'avete messo in tutte? No, no, una per te senza. E pomodorini. Che cosa? Questa. Tonno. Vitto non voleva il tonno e quindi la sua vaschetta è quella senza. Esatto. Il mare qua è veramente cristallino. Bellissimo. Andiamo a fare il bagno. Guardate quanto è trasparente. E poi diciamo dove inizia un po' a scurirsi, subito non si tocca. Eccola! Emma Chamberlain! Anche tu fan? No! Guarda tutti i video prima di me! Momento ape post spiaggia. Sono tutti col formaggio, però qua un po' strano. Un po' sciottino. Un po', dai. Cosa? No, questo non troppo. È un po'... c'è tipo... pane. 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 Con retrogusto di formaggio, forse. Vabbè, preso tutti i tipi che avevo, magari uno su questi qua sono buoni, dai. Metto qui vicino, no? Sì, sì, vai. Allora, dopo la cena di ieri sera, che doveva essere a tema carne, invece è stato pesce, vabbè, improvvisata. Oggi cena cebacici. Si spera. Si spera. L'highlight della giornata. Cos'ha Pappi di buono? Io? Sì. Spero tanta carne. Io spero tanta polentina. Cosa? Cruda, buonissima. Si fa la cruda. Vai, vai. Buona, freschezza. Apro. Passata di dentifricio. Buon appetito. Buon appetito. Allora, da quando siamo arrivati, in Croazia devo dire che ci sono alberi di fichi ovunque e anche qua a casa di Gaia ci sono questi alberi stupendi di cui prendiamo i fichi ogni mattina per la colazione. Io ho questo qua. Cute! Alla volta? Ah, bellissimo! L'aloe è davvero troppo buona. L'aloe è assurda. I pezzettini di aloe dentro, buonissimi. Ma la cinca. Dov'è la caduta? Beh, dai, Gaia non è neanche salita. Infatti questo mi starà sperando. Sì, una bella camminata al momento. Gaia? Me.
è carino. La signora ha detto che sono bellissimo. Vero, vero. Vediamo le parole da. Abbiamo mangiato il dolcetto. Riposati al fresco. Si va alla playa. Dopo l'escursione in montagna finalmente siamo arrivati al mare. Oggi siamo andati un po' in montagna perché stamattina il tempo non era dei migliori, quindi adesso facciamo un bel tuffo. Comunque tipo ci siamo fermati in questo localino a mangiare una cosa, un dolcetto in montagna, e siamo tutti un po' tipo frastornati. Non so cosa abbiamo mangiato. Siamo tornati alla spiaggia del primo giorno. Questa sera andiamo in un posto che abbiamo tipo trovato online con cibo molto molto easy, perché volevamo una cosa un po' ignorantella, tipo con calamari fritti, hamburger, cose di questo tipo, quindi con più scelta, e che è qui vicino in paese. Questo è il posto di questa sera. Come vedete fanno sia paninazzi che tipo pizze, vabbè pizze anche no, ma calamari fritti, kebab, cici, cose di questo tipo. Oggi appunto il tempo non era dei migliori, quindi siamo stati principalmente in montagna, però in questi giorni siamo andati in diverse spiaggette. Domani sarà l'ultimo giorno e penso che lo passeremo la mattina a fiume, poi mare, vediamo come ci gira, e poi la sera torniamo a casa. Amore, fai una meditazione come cammino? Delle puntine! Così, tutto sbanciata. Change of outfit. Visto? Plot twist, perché c'è freddino. Ho messo un po' di rouge con gli orecchini rossi e la collanina rossa. Ci sta. Applauso in diretta, scusatemi. La scelta del posto. Brava P. Anna P e acqua. Anna P. No, vino. Anna P, nuovo pushing P. Vero. G2, c'è qualcosa? Ah no, il rosmarino no, per la pasta. Sei pronta per l'ultimo piatto della vacanza? Sì, anch'io. O l'alloro, non l'alloro. Sì, l'alloro potrebbe starci. Lo coppi? In teoria dalla foglia sì. Non so. Non fa odore. Non fa odore però. Però fai un po'. Sì, alloro. Ecco, la pasta col tonno è patrimonio dell'UNESCO, cioè buonissimo. Patrimonio di Bello Figo. Siamo quasi? Quasi. È una molto buona. Ma vediamo cosa dice la tavolata. Da seconda paese eternità. Voto? 10? 10? 10 totale per me. Cioè imbattibile. 10 cune. 10 cune. Quando pescano mica mi selezionano tutti i pesci. No, sono 10. No, sta gravando la situazione. Fallo parlare, fallo parlare. Allora, teoria, dentro la scatoletta del tonno ci sono i delfini. Sì. Ma la fonte? Ma fonte lercio.it. TikTok. Parla di delfino nelle scatolette di tonno. La scoperta dei ricercatori. Stop news today. Today? Vediamo il simbolo. Vabbè, ma ci potrebbe essere pure un delfino. No, no, vediamo il simbolo. Qui non c'è, forse perché questo grande della barca. Cioè, non è che possono prendere. Ma allora, cioè, quanti pesci ci sono? Tutti i pesci del mondo assieme ai tonni. No, qua non c'è. Quindi teoria finale. È falso. È falso, non lo fanno più. No. The sentimental loneliness goes whenever two can dream a dream together. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. The fundamental loneliness goes whenever two can dream.